Gli affondi possono essere eseguiti in diverse varianti in cui il suspension trainer può facilitare o rendere più complesso l'esercizio. Quando l'attrezzo è afferrato con le mani, aiuta a mantenere l'equilibrio e ad alleggerire il carico sulle gambe. In questo caso, lo si regola a media lunghezza. Quando il piede è ad essere inserito nella staffa, vengono meno la stabilità ed il contributo muscolare offerto dagli arti superiori e, di conseguenza, aumenta la difficoltà dell'esercizio. Questa variante richiede che l'altezza sia regolata a metà polpaccio. Di fronte all'attrezzo, con le braccia tese e le maniglie impugnate con presa prona, si porta un piede indietro. Da questa posizione, con i piedi alla larghezza delle spalle, si flettono le ginocchia fino a sfiorare il terreno con la gamba dietro. Il busto deve rimanere perpendicolare al suolo e il ginocchio della gamba avanti non deve superare la punta del piede. Si torna alla posizione di partenza concentrando la spinta sul tallone della gamba avanti. Lo stesso esercizio può essere eseguito anche alternando le gambe. Per aumentare la difficoltà durante l'affondo, si può mantenere la gamba dietro sollevata da terra. Gli affondi possono essere eseguiti anche lateralmente. Questa variante stimola in particolare anche gli adduttori e gli abduttori della coscia. La posizione di partenza è in piedi, di spalle all'attrezzo, con il ginocchio della gamba dietro flesso a 90 gradi ed il piede inserito nella staffa. Durante l'affondo si porta indietro la gamba sollevata e, contemporaneamente, si muovono le braccia per mantenere la stabilità. Si tratta di un esercizio complesso che sviluppa forza ed equilibrio, riservato ai più esperti.